avanti la nostra battaglia per i diritti delle persone diversamente abili. Migliaia di salernitani sono purtroppo esclusi, sono intralciati da barriere architettoniche, da istituzioni dormienti, e così non si può andare avanti. Noi da più di un anno abbiamo presentato la proposta dell'istituzione del garante dei diritti della persona diversamente abile, uno strumento che permetterebbe di avere un canale ufficiale e istituzionale di comunicazione con migliaia di persone che possono segnalare problemi di barriere architettoniche, potrebbero proporre iniziative e, la cosa più importante, non devono più fare elemosine. Deve finire l'era delle elemosine per i diritti, non bisogna fare anticamera da questo o da quel politico. Noi vogliamo rimuovere queste vecchie pratiche che forse fanno comodo alla politica che ci governa da decenni. Purtroppo riscontriamo da un anno l'assenza di risposte sulla nostra proposta. Abbiamo presentato anche già il regolamento, la bozza che potrebbe permettere di istituire il garante dei diversamente abili al Comune di Salerno. Adesso non ci fermiamo e anzi rilanciamo. Propongo da consigliere provinciale a tutti e 158 comuni della provincia di Salerno di istituire questo importante strumento di partecipazione. Anche oggi presenteremo la bozza di regolamento che potrà facilitare l'inserimento di questo strumento in tutti i comuni della provincia. Migliaia di salernitani ce lo chiedono, è un'esigenza, perché i diversamente abili ad oggi non hanno canali ufficiali di comunicazione con gli enti locali. Il garante dei diritti della persona disabile sarà una nostra battaglia e la porteremo fino in fondo. Sono praticante avvocato e attivista per i diritti delle persone con disabilità. Essendo io nata in primis con una disabilità, quindi da sempre cerco di abbattere sia barriere architettoniche, almeno ci provo, ma soprattutto barriere comunicative e barriere mentali. Questo perché ancora la disabilità viene vista come un qualcosa di diverso e alle volte non la prima disabilità vera è proprio quando l'ambiente non è pronto ad accogliere qualsiasi tipo di disabilità, quindi quando ci sono barriere architettoniche, quando c'è poco senso civico, quando le persone ancora occupano parcheggi per persone con disabilità, quando si guarda le persone con disabilità con occhi diversi, con occhi di vittimismo o di pietismo. L'unica cosa che una persona con disabilità vuole è soltanto quello di essere visto come una persona normale, quindi essere soprattutto riconosciuto una pari dignità sociale.